Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale, così qui di nuovo con Wreckfest, pronti a sportellare come se non ci fosse un domani, sempre e comunque. Allora, ci ha sbloccato il nuovo campionato qui, come detto, in realtà già l'abbiamo fatta qualcosa, già l'abbiamo fatta. Possiamo andare a vedere un pochino. Allora, questa di classe D, addirittura è classe D, non credo ce le abbiamo. Sei stato preso di mira da alcuni autisti di scuola bus impazziti, forse perché messi troppe volte in punizione da bambini. 6 milioni con la tua automobilina. Ma scusate, facciamola. Ce l'ha da lui la... Ah, è quella di... Ok, Mr. Bean. Bene, bene. Cioè, non quella sua, quella di quell'altro che si ribalta sempre. Va bene. Allora, qua come siamo messi? Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Ce la faremo, ma quindi ci sono degli autobus che vogliono ammazzarci? Beh, è da valutare un attimo la situazione. Comunque, voi ragazzi, per Wreckfest, mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra e soprattutto lasciate like e condividete per questa serie estremamente sportiveggiante. Eccoli lì, gli autobus in fila per farci la pelle. E difficoltà, vabbè, come sempre, difficoltà dilettante. Perché dilettante? Abbiamo cambiato qualcosa, esperto, dilettante, non lo so. Iniziamo. L'ho messo esperto, vediamo un pochino. Termina al primo posto. Ok, onestamente non so se sia fattibile, più che altro per una questione di stabilità e perché questi sembrano essere, aia, un po' aggressivi. Aspetta, si è imbarcata. Aia, aspetta un attimo. Dai, dai, quanti giri dobbiamo fare? 6 giri. Siamo in 19esima posizione. Lì davanti iniziano a succedere dei macelli. Facciamo finta di niente, mettiamoci all'interno. Non troppo interno però. Occhio. Mamma mia, guarda là la cattiveria. No, ma poi ce lo danno pure a noi l'autobus. Sì, era... Cioè, io voglio l'autobus. Assolutamente. Si stanno facendo malissimo. No, no. 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 Vai, no, così. Ma porca di quella. Ma dai, ma scusate. Ma non è, ma scusi. Ma non è equa come cosa. Aspetta. Ma dove andiamo con sta cosa? Io non vorrei mettermi all'esterno, perché vedete come, cioè, la parte che non regge niente. Vedete come sta mezzo il muretto? Ecco. E noi ci appiccichiamo al muretto. Vabbè, siamo in ultima posizione, ragazzi, mi sa che qua possiamo anche... No, vabbè, arrabbiamo, dove cazzo andiamo, dai. Che è veramente un'auto imbarazzante. Non so perché esistano. Cioè, il tre ruote è un altro discorso. Il tre ruote è tutto il rispetto, merita e quant'altro. Ma questa, dai, con tre ruote station wagon. Qualcuno è morto male, qualcuno è morto male, stiamo per morire male probabilmente anche noi. No, non ci stringa, non ci stringa. Sono aggressivissimi sti piloti di autobus comunque. Attenzione, miglior giro. No, no. Quinta posizione, quinta posizione. Aia. 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 E qua, qua è random, qua è random, signori. Qua ci buttiamo a caso. Proviamo in esterna è difficilissima, è rischiosissima. Attenzione! Ci immischiamo! No, così! Per favore, rimettetemi a posto! Non so chi sia il primo, se è questo qua. No, è quello là davanti. Non è Mac Mac. Vabbè, ma tua madre è un po' zoccoletta, dai, dia verità, dia verità. Ma non termineremo mai. E basta! Ma vaffanculo sto figlio de troia. Sto cazzo. Io provo imperterrito con la stessa difficoltà. E l'ultima volta poi nel caso l'abbassiamo, perché ad esperto è un po'... Cioè sono troppo cattivi, dai. Cattivissimi. Guardali là. No, no. No, questo... No. Togliete un attimo. Attenzione. Rischio. No. Vabbè, ciao mare. Ce la possiamo ancora fare però, ce la possiamo ancora fare. Tagliamo la curva. Aspetta, sento la carrozzeria che
Perde colpi. A posto. Vabbè, basta, abbassiamo la difficoltà perché così non si può fare. Vai, vai, ciao. Allora, iniziamo. Per un attimino. Cosa in chiave? No, così. Scusi, ho preso male la curva. Ho preso veramente male. Mamma mia, i rischi. Piano. Attenzione ai doppiaggi perché siamo in prima posizione, ma il rischio è alto. Sta iniziando a salire l'aggressività di tutti. Maledizione. Guarda questo che va contro mano e basta, su 5 giri che stai a fare tromarcia. Ma che cos'è? Guarda questi. Attenzione, appoggiamoci pian piano. No, non mi far girare che me incazzo, eh. Olè. Mamma mia, è stato un parto sta gara. Via. Scappiamo da questa gara perché è stato veramente una bestemmia continua. Ci ha sbloccato il Super Van, che è questa merdina di auto che naturalmente possiamo anche lanciarla via da un dirupo eventualmente. No, per piacere, andiamo a fare un'altra gara, qualcosa di più. Infatti 4 gare sono troppe. Qua mi sa che dobbiamo comprare altre auto. Limitazioni auto ce l'abbiamo. Ah, ci può fare un deathmatch challenge. Aspetta, che ne dice di schiantarti in un'automobilina? Sembra divertente. No, non è affatto divertente. Però ci proviamo. Qual è il problema? 600 punti per sbloccarla. Ok, no, allora niente da fare. Facciamo questa. Classe C, un'auto in possesso. Va bene. Facciamo questa. Iniziamo la giornata. Vediamo come finisce sta giornata. Già siamo partiti con quella gara che è stata veramente soffertissima. E qua, anche qui c'è da vedere. Allora ragazzi, io quasi lascerei questa difficoltà, che è quella dilettante. Vediamo un po' come va, perché c'è da divertirsi. È inutile che famo le cose per bestemmiare male. Cioè, spam. Guarda qua. Allora, ci sono 15 avversari. Noi, aspetta che iniziamo a fare cose serie qua. Guardalo là. Guarda che te cammino sopra. Piano. No, così ci facciamo male da soli. Così non va bene. Così però non va bene, eh. Ah, Killer B qua deve essere più incisiva. Aspetta. E spam te, grande impatto laterale. Vai così, no. Piano. No, ma ci stiamo devastando da soli. Ma cos'è sta agilità? Piano, che fa d'ancona? Vai così, ributtati nel mischione. Allora, aspetta, qua lo dobbiamo fare più piano, così. Bravo, tieni il controllo. Il primo che beccamo. Bam! Grande così, però ci siamo fatti più male noi, tra parentesi. Non vorrei dire niente, ma piano. Ma questi sono, mamma mia, quello li abbiamo fatto abbastanza male, direi. Aspetta, no, questa è la tecnica. Aspetta che te salto a testa. Ah, l'edizione. Oppela. Sì, però la nostra auto. Piano. Così no, non andiamo d'accordo, eh. Così non andiamo per niente d'accordo. Oppela. Aspetta che qua. Prendi velocità. Facci sognare. Grande così. Guarda la Killer B. Aspetta, prendilo de combo questo. Mannaggia la puttana. Cazzo. No, allora, signori, è morto Fuel Barn. Ok, noi siamo morti ugualmente. Anche noi. Qua ora sta solo, abbiamo due di vita. E perché esce del fuoco dalla nostra Killer B? Ma noi sprezzanti del pericolo andiamo ad abbattere qualcuno. Undicesima posizione è una cosa ridicola, quindi naturalmente riavviamo e andiamo con cattiveria. Allora stavolta, ragazzi, cerchiamo di essere più. Andatevi a ammazzare. Io faccio una cosa tecnico-tattica. No, non riesco a resistere a queste salite. Uffela. Cazzo, però 18 di... Cioè, non va bene così, Che poi qua non sempre, cioè, l'ideale è quello di fare le rissone. Cioè, nel senso,
Bam, guarda là, cioè due colpi abbiamo fatto, già siamo a metà vita. Cioè qua la tecnica è quella di farsi i cazzi propri, far finta che noi non ci siamo in gara e nasconderci e puntare le altre killer B. Cioè meno 16 a noi, meno 16 a lui. Mi dite il senso di essere aggressivi? Aia. A parte la sportiveggianza. Olè. Andiamo col posteriore, è più resistente. Spammete. Non è ma come meno di... Ma scusa. E tu devi riscendere da qua, no? Ah, mamma mia, ci siamo sfiorati. E noi siamo morti, però. Abbiamo fatto peggio di prima, comunque. Quindi direi con un degno suicidio. Vai col salto dalla morte. Siamo morti. No, riproviamo, però stavolta... Con calma, nel senso... No, vabbè, niente da fare, ragazzi. Non è possibile farla questa. Quindi direi di andare avanti. Poi se ce la fa a fare magari con qualche altra auto, o magari personalizzando la nostra Killer B, la dobbiamo fare un po' più resistente, perché non è effettivamente fattibile così. E quindi che altro ci possiamo fare qua? Assolutamente niente. Quindi andiamo nell'altra classe. Dobbiamo accumulare un po' di moneta, così possiamo... Qua che ci mancava? Questa qua. Perché non abbiamo auto di classe C a trazione anteriore. Ma qui possiamo sempre acquistarla. Spendiamo un po' dei soldi, però. È la Firefly. E andiamo con la Firefly, signori, dai. Acquista la Firefly. E abbiamo dato fondo a tutti i nostri soldi, però che dobbiamo fare? Questo è quanto, se vogliamo fare carrozze dobbiamo investire. Quante gare sono, tra l'altro? Una gara, a posto, se può fare. Inizia la giornata, va. In questo campionato magari andiamo ad aumentare un pochino la difficoltà, visto che... è la classe un po' più barbona in linea teorica, quindi... Dai, una manica di Firefly. Davanti a noi c'è Renassito. E poi un po' di bimbi minchia che escono così. Attenzione, Boris, se ne va. Se ne vanno in tanti, in realtà. Dietro abbiamo Chief. Attenzione a Chief. Switchblade, Chief, Marbeck. Ma non ci distraiamo, no? Io cerco sempre Stoball, Mr. T e la principessa Rachel, i nostri vecchi amici, ma credo che si siano ritirati, probabilmente sono morti. No. Quale cazzo era il freno a mano, mannaggia la puttana troia di Eva. Aspetta, non mi ricordo. Quale cazzo era il tasto? Non lo so, non mi ricordo. Guarda sto rincoglionito. Maledizione. Il primo giro non è andato bene. Siamo in settima posizione. Siamo fuori dai giochi. Quelli lì davanti sono molto avanti. O troppo avanti forse. La nostra Firefly è in difficoltà. Ci vuole nettamente una rissa qui davanti per poter approfittare della situazione. Solo Boris peggio di noi. Va bene, la prima curva lì era andato proprio all'autogrill il signor Boris. Molte difficoltà. Ma hanno inasprito la difficoltà del gioco. Che cazzo è? Aspetta, vai così. Villeggiatria. Sempre settima posizione. Comunque non abbiamo fatto un cazzo. Siamo ancora fuori ed è iniziato l'ultimo giro. Non ce la faremo mai. Attenzione. Madonna sta Firefly quanto cazzo è lenta. Dai. Ma non è possibile recuperare con sto coso. Vai. Sprezzante del pericolo. Datevi più sportellate là davanti, però, no? Attenzione, tutti passano di lì, quindi noi qua dobbiamo fare assolutamente qualcosa di estremamente sportiveggiante. Attenzione, nel finale
rubiamo la quarta posizione, l'ultima utile per qualificarci. Grande così la nostra pessima Firefly. Secondo me è un po' giù di cavalli, Comunque ci siamo qualificati per la semifinale, vai così di prepotenza. E anche qui, mi raccomando, cerchiamo di far bene. Cioè, prima noi che abbiamo fatto bene, magari... Guardaci qua, subito aggressivi, subito così ti vogliamo. Non mi tamponi con cattiveria però, mi scusi. Si sentono lamiere che si contorcono di dietro. Mentre la nostra Firefly si butta sulla gomma, va sul morbido, attenzione, staccata al limite, vediamo che ci seguono. Qua dobbiamo fare un po' di spazio per le nostre curve, piano, no, cazzo, ce l'ha data tagliata, ma perché se tu mi fai quel salto è fatto per essere saltato, no? Maledetto bastardo. E ci troviamo di nuovo in settima posizione, a ricorrere, a due giri dalla fine, un giro e mezzo. Freno a mano così. Maledizione. Siamo più vicini però rispetto alla scorsa gara, cioè forse qui davanti. Vediamo se... Attenzione, attenzione, rischio. Guarda con che derapata la... quella grandissima lavoratrice. Vai così. Proviamo questa volta a non farci fregare però, dobbiamo essere precisi. Gira un po' di più. Grande così. Grande sciabolata della Firefly. Dobbiamo recuperare ancora una posizione per poter rientrare. Ultimo giro per poter rientrare nei qualificati. Qualcuno è morto e se ne porta dietro un altro. Ma attenzione all'interno, curva, che potrebbe inserirsi qualcuno. E ci prendiamo la terza posizione, così, all'ultimo giro, con cattiveria e clamore. Ma sono ancora qui dietro, incazzati e incazzosi. Ci prova la nostra Firefly, che naturalmente va modificata perché è veramente in pessime condizioni. Guarda questi come arrivano sportiveggianti. Girano entrambi lì, i primi due. Ora se non facciamo una stronzata, piano con queste curve, piano. Vabbè, qua si può fare. Dai è così. Abbiamo capito qual è il limite della pista. Ci qualifichiamo in terza posizione per quella che sarà la finale. La finale probabilmente tesissima con la nostra Firefly in 4 in finale, via. Subito pronti. Numero di auto fatte schiantare, ma che ce frega, basta che non ci schiantiamo noi. Allora, attenzione al Soren qui all'esterno, questo all'interno lo schiacciamo e buonanotte. Attenzione qui, qua dobbiamo fare molta attenzione perché dobbiamo in ogni modo cercare di sfuggire agli altri, di prendere un buon vantaggio, di tagliare le curve al punto giusto, senza esagerare, ma con una certa finezza di stile. Quindi anche qui gli altri vanno di là, va bene, noi qua è uno. Allora la prima ce la facciamo normale, va, poi vediamo. Golden Ape dietro di noi, poi Norch, miglior giro. Grande così, ma manteniamo la concentrazione perché la Firefly, come vedete, non è che c'ha tutto sto brio, né staccata, né in ripresa, né in accelerazione, né in velocità, né in niente. Non ha assolutamente brio, non ha niente. Non ha neanche il motore, secondo me. Probabilmente dentro c'è qualcuno che sta probabilmente... Sono i giudici di gara che stanno facendo modalità Flintstone. Vai così, di finezza, vaffanculo. E niente, mi sa che ci siamo inculati la finale, così. Sì, quindi non credo li riusciremo a riprendere
Maledizione, ultimo giro. Proprio là ci dovevamo ribaltare. Che come cazzo si è ribaltata non lo so. Perché questi ribaltamenti. Ah, yeah! Ma porca era. Che poi se perdiamo ci fa rifare tutte le. Cioè tipo possiamo rifare l'ultima gara, tipo la finale, o ci fa rifare. No, mi sa solo la finale. Ma mai dire mai, lì davanti possono schiantarsi anche tra di loro, eh. Anche tra di loro. No, non si schianteranno mai tra di loro, vabbè. Ma non accadrà mai, non accadrà mai. Allora noi qui proviamo il tutto per tutto. Tutto per tutto. Arriviamo così, arriviamo così. No, non arriviamo così, vabbè, ravvia. La mannaggia, la troia di Eva. Attenzione, finale al Cardiopalma con Golden Ape, che era lì pronto a sfruttare ogni nostro minimo errore. Ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, niente emozioni in questa seconda gara. Ho cercato di fare una gara pulita, quindi se siamo dati magari ve l'avrò tagliuzzata anche. Bene, bene, abbiamo sbloccato un po' di cose. Abbiamo sbloccato un po' di cose. Vabbè, in questo episodio vi avrò fatto probabilmente un collage di tutte queste che sono state gare un po' sofferte, un po' tanto sofferte, un po' tante botte abbiamo preso di qua e di là. Cos'altro, cos'altro? Fatemi vedere un attimino. Vabbè, poi da quest'altro lato dobbiamo rifarci. No, dobbiamo farci questa, che magari riusciamo a sbloccare un po' di puntoni, 400 puntoni, e poi se si sommano i 500, ok, forse sblocca un po' di queste altre. Va bene, allora ragazzi, come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete per questi video di Wreckfest, seguitemi su tutti i social, Instagram, Facebook, Twitch per le live, e ricordate di attivare anche la campanellina. Ci vediamo al prossimo episodio, un saluto a tutti da Quel Taleale.